Intanto buonasera a tutti. Oggi qui in Puglia è una giornata stupenda, proprio è un anticipo avanzato della primavera, proprio Mi vado a bere un bicchiere d'acqua. bellissimo, bellissimo vedere in collegamento tantissime persone. Ho visto siete più di 200. Noi attraverso questo format che Giorgio mi ha proposto, chiaramente stiamo cercando di offrire con coerenza quello che è poi un progetto che verrà fortificato ulteriormente con la scuola di alta formazione. Abbiamo cercato di riempire un po' con questi incontri i vuoti della giornata, anche i vuoti formativi che a molti di noi mancano, no? E quindi io sono contento di partecipare come protagonista a questo progetto e di poter dare un contributo. Mi dispiace che alcuni di voi non hanno assistito alle mie prime lezioni, che erano di introduzione, la prima sul concetto di Costituzione, la seconda abbiamo inquadrato una delle Costituzioni più frequenti, che è la Costituzione sulfurica. Oggi parleremo soprattutto della Costituzione fosforica. Quindi, per parlare della Costituzione fosforica, io comunque, come solito da parte mia, metterò a disposizione vostra, fornirò a Giorgio, e poi Giorgio provvederà attraverso le mail o altre modalità a diffonderle. E ho cercato chiaramente, avendo necessità probabilmente di allargare un po' le sintesi a cui oggi, in qualche maniera, che io oggi proporrò, perché fondamentalmente parlare del fosforico nella sua complessità avremo bisogno di più tempo a disposizione, e chiaramente questo è un obiettivo che ci poniamo anche poi nella scuola di alta formazione. Però allo stesso tempo vi dicevo, avete qui le slide, parecchio materiale, perché fondamentalmente io ora mi sto approcciando a scrivere un libro finalmente su questo argomento. E ci sono altri manuali, però diciamo hanno un limite legato al fatto che questo moderno concetto di Costituzione, che io voglio portare avanti e che, grazie anche a quello che Giorgio mi offre, posso in qualche maniera proporre in questi incontri, è una forma di moderna lettura del concetto di costituzionalismo. Come già io vi ho anticipato le scorse volte, è qualcosa che sta nella sintesi medica di partire dall'omeopatia, ma anche al diffondersi poi di un modello medico che vedeva l'uomo ancora come sistema. E parliamo anche di costituzionalisti di fine XIX secolo o anche dell'inizio del XX secolo. Noi in Italia abbiamo avuto Giacinto Viola, che ha studiato il costituzionalismo anche a inizio fino a metà inoltrata del XX secolo. Diciamo, il concetto a cui ci facciamo riferimento nell'ambito della gestione delle tipologie umane è quello omeopatico, semplicemente perché quello omeopatico presenta delle caratteristiche molto affini a quelle che sono le modalità anche di tipo biochimico di funzionamento di un organismo, ma poi soprattutto anche all'embriologia sistemica, e quindi riuscire a portare avanti un concetto di costituzione ben saldo rispetto a quelle che sono le conoscenze del passato, ma riuscire a svilupparlo attraverso quelli che sono i concetti della moderna medicina sistemica, sicuramente questo tipo di impostazione che io ho dato probabilmente offre, vi dà la possibilità di avere una serie di spunti che possono certamente ampliare il vostro già ampio conoscere, ma allo stesso tempo possono essere di utilità importante anche nell'ambito del progetto che abbiamo con Giorgio Terziani, di diffondere la cultura anche dell'S-Drive come chiave di lettura epigenetica, che diventa fondamentale nella gestione di quelle che sono le problematiche
del paziente viste in una chiave appunto di lettura ampliata, più olistica, più integrata, e il costituzionalismo rappresenta una sorta di chiave di lettura più rapida per poter interpretare più velocemente, poter intervenire più precocemente in quel che è l'atteggiamento energetico diatesico dell'organismo che abbiamo di fronte e che possiamo aiutare a non ammalarsi gravemente o a non ammalarsi di più. E quindi, diciamo, ancora di più le conoscenze, vedrete, anche del costituzionalismo diatesico, che farò anche nell'ultima parte dell'incontro di oggi, ci aiuteranno a inquadrare anche una problematica moderna, come può essere per esempio l'azione tossica metabolica infiammatoria del coronavirus. Vedrete quanti spunti troveremo nella lezione di oggi. Passiamo proprio alla lezione di oggi. Oggi parleremo della biotipologia fosforica. Stiamo parlando del fosforo. La vita, come la conosciamo, richiede fosforo. Questo elemento, vedete, costituisce la spina dorsale delle molecole alla base di tutti gli organismi, il DNA e l'RNA. Il fosforo è il secondo minerale più abbondante nell'organismo. Vedete, svolge numerose funzioni. L'85% circa del totale è depositato nelle ossa, la restante parte localizzata in tessuti molli e fluidi extracellulari. Vedete come fosfato tricalcico e di ossiapatite è un costituente della frazione minerale delle ossa e dei denti. Forma legami ad alto metabolismo, come quelli per esempio nell'ATP, ma anche nella fosfocreatina. Questo è un importante sistema tampone. Allo stesso tempo è un costituente fondamentale di enzimi, di proteine, di fosfolipidi, di acidi nucleici e anche di nucleotidi. Regola importanti meccanismi biochimici come la captazione del glucosio, meccanismi tutti della fosforilazione dell'ossigeno, e attiva vitamine importanti, soprattutto la vitamina D e quella del gruppo B. Vedete il fosforo? Al contrario dello zolfo di cui abbiamo parlato l'altra volta, si trova nel vulcano, elemento fuoco. Qui siamo con un elemento che ha una caratteristica, vedete? Sta sulla punta dei fiammiferi spedesi, si infiamma velocemente e velocemente si spegne. Comprendiamo di più le caratteristiche del fosforico se pensiamo soprattutto all'origine embriologica. D'altronde il costituzionalismo omeopatico molto attinge all'origine embriologica. Nel fosforico il foglietto prevalente è il foglietto ectodermico. Ognuno di noi, come vi ho detto già la prima volta, è costituito dai tre foglietti embrionali. La giusta miscela di queste permette un equilibrio neurovegetativo, psicologico, di tipo metabolico. Ed è caratteristico, vedremo, di una costituzione che viene inquadrata come muriatica, che ha un'espressione embriologica nella notocorda, che è un abbozzo del midollo spinale della colonna vertebrale. L'ectoderma, il foglietto embrionale esterno, dà origine soprattutto al sistema nervoso centrale e al sistema nervoso periferico, nonché alla pelle. Quindi inquadra una particolare tipologia. E se vediamo già qui alcuni grafici, sulla parte laterale vedete, rispetto alle costituzioni indicate con delle immagini, alcune caratteristiche che vi possono colpire se già vedete la definizione semplicemente della forma della testa. Vedete, nel fosforico quello che colpisce è la dominanza della parte cranica, questo viso col triangolare, col vertice verso il basso, che indica una dominanza della parte cranica, dove c'è lo sviluppo chiaramente del nostro sistema nervoso centrale, e chiaramente anche altre particolarità che ora vedremo meglio man mano che scorreranno le altre diapositive. Ci sono già delle differenze che potete notare, ma ogni giorno noi veniamo a contatto con queste tipologie. E che cosa può essere interessante cogliere? Intanto cogliere alcuni aspetti di questi permette di sviluppare alcune qualità dell'operatore sanitario. Beh, una qualità, ahimè, io sono un medico, dimenticate dei medici, è quello dell'osservazione. Attraverso l'osservazione, vedremo, possiamo trarre notevoli informazioni circa le caratteristiche di quel biotipo. Allo stesso tempo, attraverso l'ascolto, il dialogo e la comunicazione, possiamo trarre anche altre caratteristiche che possono orientare chiaramente l'inquadramento. Quindi è un esercizio sicuramente utile, è utilizzabile da tutti gli operatori sanitari.
Queste sono delle classificazioni, avete anche delle immagini di personaggi che hanno una dominanza delle caratteristiche fosforiche, no? Vedrete nelle definizioni che cosa riprese soprattutto alcune definizioni anche antiche del passato, dove definire il fosforico longilineo astenico, ipertiroideo esauribile, ipertimico, iposurrenalico, ipoparatiroideo, leucoplasmatico magro e ectoblastico oppure bilioso secondo Ippocrate, mette in evidenza alcune caratteristiche chiave nell'ambito delle reattività sistemiche integrate secondo i modelli moderni di regolazione dello stress fondamentalmente. E quindi queste sono definizioni, però allo stesso tempo è quella, vi farò vedere una serie di slide dove riportiamo le caratteristiche di quello che noi chiamiamo triangolo della salute, ma fondamentalmente sono caratteristiche che riguardano gli aspetti di tipo strutturale e quindi osteoarticolare, ma proprio morfologico, con aspetti legati anche al quadro psicologico mentale di un fosforico ben equilibrato, allo stesso tempo a caratteristiche legate praticamente anche all'aspetto metabolico biochimico, e quindi non solo il funzionamento biochimico sistemico, ma anche l'alimentazione correlata, ma tutto quello che può essere come regolazione legata chiaramente al funzionamento non solo della macchina struttura o macchinate, ma soprattutto macchina biochimica umana. Vedete, caratteristiche del fosforico, il fosforico è una caratteristica morfologica che viene ad essere incisa notevolmente da una dominanza auxologica tiroidea. Siamo di fronte a un soggetto, mentre quando abbiamo parlato del sulfurico, la dominanza auxologica, ne parleremo dopo, era prevalentemente surrenalica, e il surrene abbiamo visto come molto soprattutto importante la parte soprattutto del cortico surrene nella genesi dei visceri e della parte connettivale, ma del sangue, del sistema immunitario, e poi cuore e soprattutto polmone, sistema aerobico, perfetto quello del sulfurico. Nel fosforico la dominanza tiroidea rende questo soggetto con alcune caratteristiche la dominanza ossologica tiroidea. Cioè durante lo sviluppo del foglietto embrionale, durante l'abbozzo, c'è una dominanza endocrina. La dominanza tiroidea porta a sviluppare maggiormente in lunghezza gli arti, il collo e il torace. Quindi in questi soggetti noi troveremo, saranno soggetti tendenzialmente alti, ma anche alto deve essere un concetto relativo, nel senso che in questi soggetti possiamo trovare anche una altezza media, però con ossa, soprattutto ossa lunghe, vedi il femore, molto più, diciamo, lunghe rispetto, cioè più sviluppate nell'asse longitudinale rispetto, per esempio, all'asse trasversale. Altre caratteristiche, quindi l'essere sottile, sono soggetti non ipermuscolari, sono soggetti ipomuscolari. Da un punto di vista di sviluppo, vedete, il viso è triangolare, tendenzialmente allungato. A livello di colore dell'iride, la prevalenza dell'iride azzurra predispone di più verso la tipologia fosforica. Questo non significa che tutti i fosforici hanno l'iride azzurra, assolutamente. Io posso avere un fosforico prevalente con un'iride, per esempio, marrone scura. Un'iride ematogena di primo grado, si chiama la marrone scura, che darà a questa costituzione una sua caratteristica. L'aspetto longilineo, soprattutto sviluppato a livello delle ossa del braccio, dell'avambraccio, del femore, vedrete anche lo spessore del polso inferiore a 16 cm, la mano allungata con dita sottili, è una caratteristica tipica dei soggetti fosforici, con anche le unghie e denti lunghi, la mano per esempio tipica dei musicisti, cute più chiara e pallida, siamo di fronte a un soggetto più linfatico, la linfa rispetto al soggetto sulfurico che è più roseo, perché è un sanguigno ma è anche un istaminico. Qua siamo di fronte a una costituzione più pallida. Beh, diciamo, se dovete considerare un rapporto, visto che parliamo di razze caucasiche, fra fosforici e sulfurici, un fosforico pieno potrebbe essere uno svedese, un sulfurico pieno potrebbe essere un siciliano. Quindi, per farvi un esempio pratico, l'angolo braccio-avambraccio, che è un parametro importante per poter delineare quel tipo di reattività morfologica, è un angolo che si sviluppa tendenzialmente in linea, cioè a 180 gradi. Gli arti sono lunghi e sottili, cioè non c'è una grossa componente muscolare.
col torace esile, tendenzialmente se conoscete l'atteggiamento tisico che io studiavo in semeiologia medica, tipico del tubercolare, del paziente tubercolinico o tubercolottico, praticamente il torace esile e le articolazioni molto flessibili. Questi invece sono aspetti psichici molto caratteristici del fosforico, vedete? Non solo psichici ma anche, diciamo, dinamici, se pensiamo a una flessuosità che potrebbe essere proprio un aspetto anche mentale che rende questi soggetti particolarmente intelligenti, ma quando per esempio in un fosforico si struttura una rigidità, quella rigidità anche psicologica può essere di per sé un qualcosa che blocca quel tipo di espressione energetica. L'eleganza, la distinzione, il fosforico è l'essere della perfezione, va alla ricerca della perfezione. È un soggetto che praticamente ha una cultura del bello, visto a più livelli, è una cultura legata anche a una ricerca del sé, a una ricerca, a una intima conoscenza, perché ha un cervello molto sviluppato, da un punto vedremo anche analitico, e quindi è un soggetto che si sente, perché è un percettivo, è un sensibile, visto la sua origine embriologica ectodermica. È un essere che cerca una centratura spesso e soprattutto ha un grosso senso dell'estetica. Lo troveremo in diversi ruoli sociali, fra cui io, per esempio, conosco molte naturopate, conosco molte biologhe, conosco molte anche chi frequenta, per esempio, gli alimentari biologici, ma anche, per esempio, studiosi di psicologia, mental coach, ma anche i soggetti, le psicologhe, hanno tendenzialmente questo aspetto tipologico. La ciclotimia, che è molto tipica di queste costituzioni, poi la vedremo nell'ambito delle regolazioni neuroendocrine e neurovegetative, la gestualità molto espressiva, che rende molto particolari e visibili questi soggetti, così come per esempio a livello non solo di regolazione dello stress, ma anche a livello di quelle che possono essere delle attitudini anche in ambito sportivo. Beh, io sono pugliese e se ricordo il grande Pietro Mennea, che è stato comunque, ricordate, campione olimpionico pugliese, beh, aveva grosse caratteristiche fosforiche, sono più portati allo sprint, vedremo perché, non hanno grande resistenza, ma questo non significa che con un adeguato allenamento non la possano sviluppare. Considerate che tutti abbiamo 3 fogliette embrionali, poi sta a noi cercare di alimentare, lì è la trasformazione epigenetica, cioè l'epigenetica, quindi il rapporto con l'ambiente con cui noi andiamo in qualche maniera a collaborare, a integrarci, può determinare attraverso le nostre attitudini, attraverso i nostri comportamenti, una modulazione con stimoli opportuni e quindi una serie di informazioni. Stiamo parlando qui del fosforico, che non vedremo poi il biota cibernetico, cioè il fosforico non sente solo le informazioni biochimiche, ma sente molto anche le informazioni biofisiche. Domani ci sarà la relazione sugli aspetti di interferenza elettromagnetica, ma qua stiamo parlando di un essere molto sensibile, idealista, vedete, con un'intelligenza astratta, molto sviluppata, la sinestesi è importantissimo, la sindrome di Stendhal, se ricordate, aspetto un grosso potenziamento dell'aspetto intuitivo, che secondo i canali, per esempio, di medicina cinese, è molto collegato al cervello, diciamo, alla parte di vescica biliare. È un sognatore, un soggetto ipersensibile, che quindi raccoglie, spesso è un accettore di informazioni. Al contrario del sulfurico, che avendo una grossa energia, una grossa potenza centrifuga, è un donatore. Il fosforico è più un accettore. E, diciamo, potrebbe essere come una cristalliera sistemata su un tavolo di legno. La parte di cristallo, la parte più pregiata, è quella fosforica. Vedete, molto sviluppata la componente affettiva, la componente immaginativa che li rende, per esempio, molto artisti, allo stesso tempo quindi sviluppata la componente artistica nei vari campi, dalla poesia alla musica, all'arte in generale, al disegno. Con lo sviluppo di una sensualità soprattutto di tipo psichico e quindi è mentale, e infatti ha una dominanza del cervello cranico rispetto al cervello del cuore, al contrario per esempio del sulfurico, dove noi l'altra volta che abbiamo parlato, c'è una dominanza del cervello del cuore, della dominanza del cuore come asse centrale per lo sviluppo di quelle che sono poi le attitudini tipiche del sulfurico. Nel fosforico abbiamo una dominanza del cervello cranico. E questo è molto importante perché rende questi soggetti particolarmente sensibili, ma particolarmente centrati in un asse che poi andremo a vedere, che è l'asse cervello-intestino,
dove praticamente c'è uno scarico continuo di tutte le informazioni che bypassano l'asse cardiaco e vanno a terminare soprattutto a livello dei sistemi di regolazione neuroendocrina e neurovegetativa, e non solo, vedremo, dando un tipo di risposta anche infiammatoria di un certo tipo, dell'asse intestinale. Questi sono aspetti invece energetico-metabolici. Vi ho messo due figure femminili, a destra abbiamo la Pellegrini e a sinistra la Sharon Stone, hanno molte caratteristiche tipiche del fosforico. Il fosforico, vedete, ha una dominanza simpaticotonica. Al contrario del soggetto sulfurico, che ha una buona parte simpaticotonica e una buona parte parasimpaticotonica, nel fosforico noi abbiamo una dominanza del sistema simpatico. Questo perché? Perché due strutture ghiandolari importanti, come la midollare del surrene e come la tiroide, che sono una sorta di estrinsecazione di strutture nervose originarie. Quindi, per esempio, la midollare del surrene è addirittura un'estrinsecazione di un ganglio del simpatico. Allo stesso tempo, il tessuto tiroideo è un tessuto che in sé ha molte caratteristiche di tipo nervoso. Se pensate, anche lo stesso funzionamento degli ormoni tiroidei richiama moltissimo, per esempio, il funzionamento dell'adrenalina, della noradrenalina, delle varie catecolamine, anche della dopamina stessa. Quindi, diciamo, l'ipersimpaticotonismo deriva proprio dall'origine embriologica ectodermica. Però questo ipersimpaticotonismo non è sostenuto da un buon anabolismo. Infatti il soggetto fosforico, un catabolico, questo porta a una forma di ipertiroidismo secondario instabile, porta spesso in switch neurovegetativo, che vedremo successivamente, alla sofferenza ipotiroidea. Adesso non sento più. È molto tipica della nostra società e allo stesso tempo... Aspetta un attimo che c'è qualcuno che non sente, controlla un attimo. Ora? Come va? Aspetta. Vai, prova un po' adesso. Ma se sono spiso molto, Giorgio? No. Ora dovrebbe essere... Ora tutto okay. A posto, vai. Posso? Ok, dicevo che in ambito appunto di questa attivazione, l'asse prevalente è soprattutto ipotalamo ipofisario, con una dominanza dell'ipofisi anteriore. Questo porta a una sorta di, diciamo, ipopinealismo indotto da questo. Quindi sono soggetti che, non avendo un grosso controllo pinealico, così come invece lo hanno, vedremo, il carbonico, ma anche il sulfurico stesso, spesso sono quei soggetti che sotto stress cronico possono andare in switch cortisolico. Possono andare in quello switch cortisolico che poi è un determinante importante per la genesi di molte patologie. La dominanza ipermidulosorionarica, vi dicevo proprio questa ambivalenza della tiroide con la midollare del surrene, ma allo stesso tempo una caratteristica tipica del metabolismo energetico di questi soggetti, al contrario per esempio del sulfurico, soprattutto sulfurico grasso, ma anche del carbonico, è l'ipoinsulinismo. E questo condiziona molto l'aspetto anabolico, perché fondamentalmente sapete l'insulina è un ormone fondamentalmente anabolico, con una grossa potenza anabolica, e questa carenza può portare a dei disguidi importanti nella registrazione energetico-metabolica. La dominanza della ghiandola pineale, soprattutto della parte anteriore della ghiandola pineale, accompagnata a un abbassamento del livello di espressione metabolico-energetica del cortico surrene e della paratiroide, portano questi soggetti ad avere praticamente delle caratteristiche metaboliche che sono centrate su una proprio attività di tipo simpaticotonico, come vedremo, con dominanza soprattutto della tiroide e della midollare del surrene. Li inquadra come soggetti i fosforici, questo tipo di atteggiamento energetico metabolico, come soggetti iperossidatori. Saranno quelli che più hanno bisogno di essere integrati a livello degli antiossidanti e soprattutto dei minerali antiossidanti. Se pensiamo al selenio, fondamentale per il funzionamento della tiroide, se pensiamo allo zinco, se pensiamo al manganese, se pensiamo a tutti i minerali simpaticotonici che sono importanti per il funzionamento metabolico dell'organismo stesso. La costituzione muriatica è una variante, qui ho messo una figura maschile, Raul Bova,
cosiddetto sulfur magro, è una variante intermedia con caratteristiche molto chiare, sia di aspetti sulfurici che di aspetti fosforici, è una sorta di via intermedia di espressione metabolico-energetica, e nella costituzione muriatica, vedete, longilinea stenica cosiddetta, normotipo per eccellenza, anatomicamente slanciato, con una buona struttura osteoarticolare e muscolare, che quindi lo orienta di più verso la componente sulfurica, con una normo endocrinia, però con interessamenti soprattutto ipertiroidei, non così spinti come nel fosforico e iperpituitari, ma comunque in qualche maniera dominante, ma soprattutto con un meccanismo catabolico aerobico che rende questo tipo di costituzione, in ambito sportivo, una costituzione perfetta, perché una costituzione che riesce a esprimere da un lato un aspetto catabolico e quindi di produzione energetica massiva, ma anche collegata a un'aerobiosi costante, cosa che non succede, vedremo successivamente nel fosforico, porta questo tipo di tipologia ad essere in qualche maniera centrata in ambito di quelle che sono delle reattività forti e le inquadra veramente come costituzioni molto solide. Va bene, con un equilibrio neurovegetativo, con prevalenza lieve simpaticotonica e con una velocità di ossidazione cellulare accelerata prevalentemente. Questi invece sono i grafici che abbiamo già visto le scorse volte. In ambito di dominanza neurovegetativa noi abbiamo un atteggiamento simpaticotonico prevalente e se vedete qui noi abbiamo due gruppi di ghiandole. È come se noi avessimo una sorta di strutturazione a due, no? di due linee elettriche in cui se attiviamo il sistema simpatico si attivano ghiandole endocrine con prevalenza simpaticotonica come la midollare del surrene, la tiroide, le cellule alfa del pancreas, che sono quelle che producono glucagone. Allo stesso tempo, se pensate, vedete, a sinistra ci sono tutte le ghiandole endocrine a prevalenza parasimpatica, sono soprattutto la paratiroide, che è una sorta di ghiandola in antagonismo con la tiroide, infatti più l'attività della tiroide cala, e più abbiamo un iperparatiroidismo secondario. Questo succede in tutti gli ipotiroidismi, anche in quelli subliminali, dove praticamente questa condizione spesso vedremo è favorita anche da una condizione acidogena che mal sopporta il fosforico e che porta quindi a uno spostamento del bilanciamento neurovegetativo, essendo il fosforico un soggetto che ha una dominanza simpaticotonica, quindi non ha una grande prevalenza parasimpatica, la difficoltà a gestire l'energia di recupero porta questo soggetto ad andare in una sorta di iperparasimpaticotonia protettiva e questo determina un'attivazione della ghiandola paratiroide e allo stesso tempo un abbassamento del livello tiroideo e questo comporta chiaramente uno spostamento massivo di calcio dei tessuti come le ossa che porta a una sorta di calcificazione sistemica e questo chiaramente è una condizione molto favorente, lo stress metabolico che interviene nel corso di uno sviluppo di patologie, soprattutto in ambito di queste tipologie che poi vedremo successivamente. In ambito di altre ghiandole a prevalenza parasimpaticotonica, vi ricordo le gonadi, il timo, soprattutto importantissimo il timo, fondamentale come attività, e soprattutto anche la parte insulinemica, quindi le cellule beta del pancreas, che registrano una modulazione soprattutto parasimpaticotonica, cioè più di recupero energetico. E quindi vi dicevo, perché è importante comprendere la reattività simpaticotonica, ma soprattutto anche quello che è la modulazione neuroendocrina e neurobiologica di questa tipologia, che fondamentalmente è una tipologia che utilizza molto il sistema nervoso, il sistema neurovegetativo, va bene? E quindi è una tipologia che rientra, vedete, in un ambito anche di metabolismo energetico di tipo elettromagnetico. Nell'essere fosforico noi abbiamo proprio la rappresentazione di un essere che risente non solo del tipo di informazione biochimica che entra nei suoi circuiti, ma soprattutto dell'informazione anche di tipo elettromagnetico. E vedete cosa dice Pop?
dice che un campo elettromagnetico coerente gioca un ruolo nella promozione e nel controllo dei processi degli organismi viventi, ma la manutenzione e la riparazione avvengono nelle fasi notturne di riposo. Quindi, se voi inquadrate una tipologia fosforica, pensate a un soggetto che ha, per esempio, come ho detto prima, un ipopinealismo di fondo, cioè ha una ghiandola pineale un po' più rallentata, un po' più debole, l'asse più spostato verso l'ipofisi anteriore. Quello è un asse di controllo, è legato proprio alla tipologia metabolica del fosforico. E quindi chiaramente questi soggetti avranno più difficoltà a gestire il bioritmo di riposo. E questo fondamentalmente spesso è molto importante come informazione fosforico, il garantire per esempio un adeguato ritmo biologico, la conservazione di un adeguato ritmo biologico, perché è molto importante sì la produzione, ma soprattutto il recupero, perché vedremo la capacità neurobiologica è una capacità che viene molto, diciamo, collegata all'attivazione non solo di questi centri, che sono molto attivi nelle costituzioni fosforiche, che hanno un'attivazione, soprattutto se sono accompagnate dalla parte florica, sono, di cui ne parleremo successivamente nei prossimi incontri, sono molto reattivi a livello di sistemi di regolazione neurovegetativa. Quindi vedete dove praticamente tutte queste regolazioni che hanno come sede l'ipotalamo, ma anche il tronco encefalo e il ritmo sonoveglia, come sapete, l'epifisi, praticamente sono molto attivate in soggetti con costituzioni così sensibili, così come praticamente tutta la regolazione degli assi neurovegetativi sono molto influenzate nel fosforico dalle endogene a livello praticamente del sistema nervoso centrale, che sono appunto soprattutto la ghiandola pineale, dove un basso livello di increzione soprattutto della melatonina rende più, diciamo, reattiva la capacità di regolazione metabolica in ambito di una capacità di controllo dei bioritmi, e questo rende questi soggetti particolarmente, come vi dicevo prima, sensibili e orientati verso, per esempio, gli switch, soprattutto del cortisolo. La regolazione dell'energia ha anche una grossa valenza nell'ambito di questa tipologia, nell'ambito del sistema limbico, il cosiddetto cuore del cervello. In questo sistema, dove che è molto attivo anche nelle costituzioni sulfuriche, c'è una grossa reattività nelle tipologie fosforiche, e quindi questi sono i sistemi che registrano soprattutto la nostra vita emotiva, e questo fa sì che chiaramente anche tutta deve avere come fondamento, nell'ambito di un riconoscimento della costituzione fosforica, il darle importanza nella gestione della salute. Cioè, se io ho di fronte un soggetto fosforico che ha subito un'esperienza traumatica, nell'ambito emozionale, psicologico, dobbiamo capire che questa tipologia, in ambito di quello che vi spiegavo prima, è una tipologia che ha un imprinting sulle sue strutture di regolazione molto più ampio, molto più inciso rispetto per esempio a quello che può accadere in un sulfurico, e questo è molto importante per orientare poi anche la successiva fase di cura. Rispetto alla regolazione neurovegetativa, noi ci troviamo di fronte, e questo ne abbiamo parlato anche l'altra volta, delle due fasi, della fase catabolica e della fase anabolica, che hanno degli orari di riferimento, ci troviamo di fronte, questa è la curva in nero, è quella che vi ho rappresentato l'altra volta, soprattutto nell'ambito della curva rappresentata caratteristicamente dal metabolismo aerobico del sulfurico, dove abbiamo un'ottima fase simpaticotonica, ma abbiamo anche una grossa fase vagotonica notturna, e questo permette a questa struttura, al sulfurico, che qui è rappresentato in questo diagramma dalla linea nera, praticamente permette a questa tipologia, la tipologia sulfurica, di avere una grossa energia, ma allo stesso tempo una buona capacità di recupero. Nel fosforico, come vedete, il tipo di andamento della curva è abbastanza alterno. Vi ho fatto questo tipo di sistema di flusso che rispecchia in pieno la caratteristica ciclotimica di questa tipologia, che non è costante proprio perché non ha un'ottima increzione di ormoni anabolici. Cioè, noi ci dobbiamo ricordare
che i due assi neurovegetativi, il simpatico e il parasimpatico, sono fondamentalmente due assi di regolazione che agiscono allo stesso tempo. Cioè, noi non possiamo stare attaccati solo col simpatico e staccati completamente dal parasimpatico. Cioè, non può esistere un eccesso di simpaticotonia senza vagotonia. È come se avessimo un'automobile con l'acceleratore ma senza freno, o col freno e senza acceleratore. No, tutte e due agiscono in contemporanea. Ora, nell'ambito della regolazione neurovegetativa, questa caratteristica ciclotimica rende abbastanza labile questo sistema. E questo che cosa significa? Significa che se dobbiamo regolare uno stress, soprattutto uno stress acuto, il soggetto fosforico, come in questa diapositiva viene vista nella prima e seconda fase, questo tipo di attività, una fase di allarme e una fase di adattamento e resistenza. Diciamo che il soggetto fosforico ha una buona capacità di regolare questo livello, ha una buona capacità. E diciamo che fondamentalmente è come se riesce a regolare meglio lo stress acuto. Nella gestione più dello stressore cronico, ma lo stressore cronico non è uno stressore connesso a qualcosa di conscio e consapevole. Può essere benissimo un virus latente, può essere benissimo una candida, potrebbe essere benissimo un metallo pesante, potrebbe essere benissimo un'interferenza elettromagnetica, potrebbe essere benissimo un interferente endocrino. Che succede? Se viene gestita una reattività cronica stressogena con un'alterazione di quella che è la modulazione fisiologica di questa tipologia, il fosforico facilmente arriva alla terza, alla quarta fase, arriva facilmente a quella fase. Fondamentalmente nell'ambito dei fosforici ritroviamo molti soggetti che soffrono di energia, che soffrono. I due casi che oggi vi porterò di due miei pazienti fosforici a cui ho fatto il test del bulbo sono due casi differenti, uno in fase più stenica, giovanile, l'altro in fase più astenica, più avanzata, matura, di come l'attività di un soggetto fosforico sia differente rispetto allo stimolo di tipo anche immunologico che si trova nell'organismo in relazione alla fase metabolico-energetica. Quindi in ambito di quelle che sono poi le reattività di sistema sono molto importanti poi le classificazioni che vi faccio successivamente quando parliamo per esempio dell'ormonoregolazione fosforica. Come vedete qui, gli ormoni dello stress acuto, soprattutto il glucagone, l'ormone tiroideo, l'adrenalina e la dopamina, sono degli ormoni con una up-regulation, hanno una regolazione più elevata e questo permette per esempio di reggere meglio lo stress acuto. Al contrario, ormoni di regolazione dello stress cronico, e qui è importante soprattutto la melatonina, ma la stessa serotonina, che ci permette, per esempio, che è molto alta come livello di regolazione nel sulfurico e nel carbonico, noi possiamo avere in queste regolazioni, in queste down regolazioni, chiaramente un abbassamento del livello di gestione di diversi stressori, e spesso parliamo di costituzioni molto sensibili, che hanno da gestire diverse fonti di informazione, quindi di stress. Quindi chiaramente non avendo dei sistemi che reagiscono adeguatamente, la risposta biologica è quella spesso di un'inversione di tipo neurovegetativo e diventa poi diciamo anche un'inversione di tipo ossigenativo. Prima parlava Giorgio dell'importanza dell'ossigeno, fondamentalmente proprio nell'inquadramento costituzionale, qui stiamo parlando comunque di una costituzione, vedremo, aerobica, facoltativa in questo caso, però sempre una costituzione aerobica, è molto importante garantire a questa tipologia un'adeguata ossigenazione a più livelli. Vi dicevo poi un basso livello anche degli ormoni sessuali rende queste costituzioni delle costituzioni particolarmente sensibili nell'ambito di quelle che sono soprattutto le attività del sistema nervoso. Ecco la dominanza ectodermica che viene fuori in ambito di quello che dicevamo all'inizio come classificazione di questa tipologia, soprattutto in ambito di reattività, considerate che stiamo parlando di una costituzione in cui
c'è un'iperattivazione originaria fisiologica degli ormoni tiroidei, che vedete sono caratterizzate dal determinare un aumento del consumo di ossigeno. E questo è importante perché rende tipologicamente il soggetto fosforico un biotipo aerobio, ma facoltativo, vedremo poi che significa facoltativo, cioè capace anche, lo posso già dire ora, di utilizzare gli acidi, per esempio come l'acido lattico, ma questo a differenza per esempio di una tipologia acidogena, come può essere il sulfurico o come può essere il carbonico, nel fosforico, il fosforico lo paga a caro prezzo, perché non è capace di gestire adeguatamente gli acidi metabolici. E che cosa fa l'organismo? Quando va in incapacità di gestire questa acidosi, va in stress neuroendocrino, con inversione soprattutto dell'attività tiroidea, perché si va in ipotiroidismo latente e soprattutto in iperparatiroidismo. E questo condiziona moltissimo, per esempio, la caducità energetica del sistema metabolico, cioè si ha un abbassamento della produzione globale di energia con sintomi che vanno chiaramente dai sintomi che possono avere a che fare proprio con l'energia stessa e quindi stanchezza cronica, anche a sintomi più, diciamo, sistemici che portano proprio a un'incapacità a reagire rispetto anche ad opportune terapie e a opportuni interventi anche in ambito nutrizionale e altro, che fanno sì che queste tipologie debbano essere inquadrate in maniera molto chiara e molto precisa, come vedremo poi successivamente. Vi dicevo, gli ormoni tiroidei determinano aumento del consumo di ossigeno, la produzione di calore, aumentano il metabolismo di carboidrati, grassi e proteine e stimolano, vedete, lo sviluppo e la differenziazione organica, soprattutto a livello ossologico. L'ormone tiroideo stimola la crescita di collo, torace ed altri. Quindi quando troveremo un collo brachitipico, tipo taurino, saremo di più orientati verso una tipologia più, diciamo, carbonica. Quando praticamente avremo a che fare con una tipologia fosforica, voi la cosa che potete notare è proprio il collo più lungo, gli arti più lunghi in asse longitudinale, la sottigliezza, quindi non la robustezza è una caratteristica più del sulfurico, no? E soprattutto anche diciamo la lunghezza degli arti, soprattutto femore, vi dicevo come riferimento, la lunghezza del femore è molto interessante, infatti è uno dei parametri che i grossi studiosi, anche francesi e svizzeri, prendono come riferimento per poter definire il soggetto longitipo o longilineo e brachitipo o brevilineo, scusatemi. Marica, mi hai bloccato qualcosa forse? No, ok. Qua, come dicevo l'altra volta, il sinergismo di azione dell'ormone tiroideo con l'insulina. Questo è un grafico molto interessante, considerate che, per esempio, in ambito di metabolismo fosforico, avendo chiaramente una grossa presenza tiroidea, il fosforico è un soggetto che subisce molto di più i danni da metalli tossici, da mercurio, ma anche altri tipi di metalli tossici. Va bene? Allo stesso tempo, vedete, sostanze xenobiotiche, ma lo stesso eccesso di calcio, che è un antagonista della funzione tiroidea, allo stesso tempo l'eccesso di rame, che interviene, come vi dico in questa slide, attraverso due meccanismi. Perché il rame è un minerale necessario alla produzione di estrogeni, lo sappiamo, quindi che sono dei risaputi antagonisti endocrini dell'ormone tiroideo. Allo stesso tempo, il minerale rame antagonizza l'assorbimento e l'utilizzo metabolico sia dello iodio, sia del zinco che del ferro. Il litio è un altro importante antagonista tiroideo. Allo stesso tempo alcuni alimenti, se c'è qualcuno di voi che è nutrizionista, sapete già come alimenti tiroidei sono i broccoli, i cavolini, i cavolfiori, la senape, la soia, così come rabarbaro, spinaci, bietole, cereali integri, erbette, tutte le verdure contenenti acido fitico o salico, bloccando il calcio, sono gradite per favorire invece l'attività della tiroide. Abbiamo parlato prima dell'importanza della reattività anche della paratiroide e questa è un'altra cosa importante, un'iperattivazione avviene spesso nel soggetto fosforico di questo asse della midollare del surrene, che vedete può essere considerata come un ganglio simpatico specializzato. Gli ormoni della midollare surrenalica sono l'adrenalina e la noradrenalina, che sono, vedete, la noradrenalina stimola soprattutto i recettori alfa, l'adrenalina sia gli alfa che i beta.
e quindi dove sono diffusi questi recettori? Nella maggior parte dei tessuti. E quindi spiega anche il fatto, vedete che a livello, diciamo, endocrino, l'attivazione di quest'asse regola il tono basale, la funzionalità cardiaca, la motilità viscerale, azioni su diverse tappe metaboliche, soprattutto, vedete, l'adrenalina provoca glicogenolisi epatica e muscolare, oltre che mobilizzazione dei lipidi dal tessuto adiposo. Spesso, nell'analisi del test test drive, viene fuori una carenza del sistema adrenergico. Ora, con questa chiave di lettura, capite bene, un'informazione che ci viene data dall'S-Drive come carenza del sistema adrenergico è un'informazione che poi, in qualche maniera, assunta attraverso anche i vari metaboliti indicati dall'S-Drive, ci può orientare attraverso anche questo tipo di conoscenza, cioè biotipologica, a poter intervenire non solo sul minerale o sulla carenza specifica, vitaminica, aminoacidica, ma soprattutto sulla funzione. E sappiamo che ci sono tante sostanze adattogene, ma tante sostanze che abbiamo in natura che possono agire su quest'asse. Ahimè, spesso trascurato dalla medicina, ma che è un asse fondamentale, perché è quello che permette di mantenere un'adeguata produzione energetica andando a stimolare, questo è un asse per esempio che è poco funzionante nei soggetti, quelli che vengono in studio da voi e dicono che hanno il metabolismo basso. Però noi andiamo spesso a vedere l'endpoint, che insomma andiamo a vedere l'insulina, ma non andiamo a pensare invece l'outpoint, cioè da dove è partito. E quindi questa è una chiave di lettura che ci può aiutare, perché i sistemi adrenergici sono fondamentali e nell'ambito delle costituzioni fosforiche sono dominanti, che abbiamo visto come hanno questa filia particolare rispetto per esempio anche all'ormone tiroideo, al contrario per esempio del cortico surrene, che abbiamo visto invece essere più dominante soprattutto nella costituzione sulfurica di cui abbiamo parlato la scorsa volta. Rispetto a questo, noi ora possiamo ancora comprendere meglio le successive slide, perché se noi parliamo di soggetto fosforico, noi parliamo di un soggetto aerobio facoltativo, perché l'aerobio catabolico per eccellenza è il muriatico, dove la giusta estrinsecazione delle fogliette embrionali fra la componente sulfurica e la componente fosforica dominante porta questo soggetto a essere il soggetto metabolicamente perfetto. Qua siamo di fronte a un soggetto che ha un buon metabolismo, ma è un soggetto che può andare a sgasarsi, può andare ad alterare le sue funzioni metaboliche, energetiche, come attraverso una cattiva gestione dell'ossigenazione, di quella che è la fosforilazione ossidativa. Abbiamo visto come l'ATP, il fosforo, sia presente nell'ATP. E considerate che la fosforilazione ossidativa, e questo la caratterizza come dominanza rispetto alla costituzione carbonica, di cui il fosforico è proprio l'opposto, l'ATP è il metabolismo prevalente utilizzato da questo, quindi un'attivazione soprattutto aerobica, no? E quindi è importantissimo in questa tipologia riconoscere alcune carenze, fra cui non solo quella ossigenativa, ma anche quella acidogena. E vi dicevo che proprio per caratteristiche biologiche il fosforico ma sopporta l'acidosi, perché vedremo un terreno alcalino. Tendenzialmente nell'ambito proprio della tipologia fosforica l'acidosi non viene gestita bene, sia per una grossa carenza connettivale di tipo embriologico. Il fosforico non può avere un grande connettivo. Il connettivo ha una genesi soprattutto surrenalica, cortico-surrenalica, non di tipo, e quindi questo che cosa comporta chiaramente in questa tipologia? Una reattività che viene spostata soprattutto sul sistema immunitario e sul sistema neuroendocrino e neurovegetativo, che sono molto utilizzati da questo tipo di tipologia. Nell'ambito, poi vi dicevo, dell'aspetto proprio di gestione, diciamo, dell'aerobiosi facoltativa, vi dicevo un po' imperfetto, perché a un certo punto quello che i grossi costituzionalisti omeopati chiamavano tubercolinismo astenico, che era la diatesi del fosforico, perché la diatesi del fosforico viene caratterizzata da due eventi, da un tubercolinismo, che è una sorta di psora più profonda, vedremo, stenico, soprattutto giovanile, che io poi vedremo la definizione rispetto al rapporto TH1-TH2, e invece un tubercolinismo cosiddetto astenico,
è quello che porta il soggetto ad avere un'incapacità di risposta rispetto a degli stimoli, a degli input, come possono essere anche banali virus, no? Che solitamente, a cui il fosforico era capace di rispondere con una certa attivazione, ma che invece in una fase astenica portano a una sorta di flogosi cronica acidogena, quella che a cui accennava prima Giorgio, parlando anche del professor Stagnaro, un grande studioso appunto di stangiopatia congenita mitocondriale acidogena. Ed è quello che succede a questa tipologia, che va proprio in stress mitocondriale a un certo punto, e quindi garantire in questi soggetti, immaginate, proprio attraverso l'S-Drive, un intervento precoce può migliorare la qualità delle loro prestazioni energetiche, ma anche chiaramente, come vi dicevo prima, anche di quelle del loro sistema immunitario. Sì? Sì? Ancora 5 minuti? 25. Ah, 25, no, pensavo di meno. Ok, mi stanno suggerendo il tempo che ho a disposizione. Ce la faremo e poi c'è anche spazio per le domande. Quindi nell'ambito appunto di queste caratteristiche, anche rispetto allo stato ossidativo, le caratteristiche metabolico-energetiche del fosforico ci permettono di inquadrarlo come soggetto iperossidatore, così come il sulfurico. E questo è molto importante, perché quando ci troviamo per esempio di fronte a una costituzione di questo genere, e abbiamo un S-drive che orienta verso la carenza di certe sostanze antiossidanti, beh, là dobbiamo interpretare come carenza, no? Una carenza che dobbiamo andare a cercare di rimediare velocemente, di cercare di supportare, al contrario di altre situazioni in cui invece la non dominanza costituzionale fosforica ci può permettere di intervenire in maniera differente su quella che è la riparazione della fase di, diciamo, degenerazione cellulare a cui sta andando incontro questo tipo di tipologia. Vi dicevo che nell'ambito di equilibrio acido-base noi ci troviamo, nell'ambito del fosforico, di fronte a una condizione di uno status alcalino, soprattutto con un'implementazione dei fenomeni di riduzione, il che rende chiaramente questo soggetto un soggetto molto reattivo. Abbiamo visto nelle slide che mi sono state cortesemente regalate dal grande mio amico Antonio, va bene? Il fiammifero svedese si accende e si spegne. Questa accensione rapida, no? Questa capacità di stimolare l'aspetto riduttivo e quindi il consumo di ossigeno, e questo è molto importante, con produzione chiaramente di idrogenioni che in questo caso creano un ambiente più acidogeno, e questo chiaramente in un soggetto con questa tipologia viene mal sopportato, come dicevo prima. Così come è molto importante, quando avete di fronte il fosforico, rispetto anche agli ormoni che lo rappresentano nell'ambito della gestione dell'aging, come sia importante nel fosforico considerare che l'aging è una parte consolidata dell'attivazione metabolico-energetica di questa tipologia. Cioè noi di fronte a soggetti con questa tipologia dobbiamo tenere presenti soprattutto gli ormoni dell'aging, il GH, che è tonico in questa costituzione, e una caducità del GH porta spesso, è condizionata per esempio da uno switch del cortisolo. Quando switch il cortisolo, invece di avere un suo bioritmo 8-15, può andare in bioritmo più alternato, quello che sta succedendo a molti di noi in questi giorni di coronavirus. Molti di noi stanno avendo uno switch, cioè la sera non riescono per esempio a prendere sonno, è saltato il sistema melatoninico. Immaginate i soggetti fosforici che sono più sensibili, come riescono a gestire male l'aging. Al contrario, per esempio, di un soggetto terra, un soggetto carbonico o un soggetto sulfurico, che avendo più capacità di gestione pinealica, hanno una capacità migliore nella gestione di queste caratteristiche. Allo stesso tempo, immaginate come oggi una costituzione fosforica sia più, diciamo, risentita da questo tipo di stress che stiamo vivendo, perché abbiamo visto che il fosforico è l'essere della forma, è un essere aerobico, quindi ha bisogno di ossigenazione, ma non un'ossigenazione blanda, ha bisogno di un'ossigenazione legata al movimento.
Io ho messo come ultima figura una ginnasta, per farvi capire, avete visto le capacità proprio costituzionali morfologiche, l'eleganza, la snodosità delle articolazioni flessibili, cioè sono soggetti che hanno bisogno molto di movimento, molto di vivere in contatto con la natura, con le frequenze positive. Sono i soggetti che più hanno bisogno, per esempio, di mangiare sano nel senso che sono i soggetti che, per esempio, più frequenteranno gli alimentari bio. Ma questo perché? Perché entra in risonanza il bio, no? Il biologico, con le loro onde elettromagnetiche. Abbiamo visto prima dal concetto di POP come siano importanti le ore notturne nella riparazione, nel mantenimento di un adeguato sistema di recupero energetico. Sono fondamentali in questa tipologia. Mentre il sulfurico, se avesse un problema di sonno, per dirvi, no? Recupererebbe più velocemente. Nel fosforico questo viene vissuto come un tipo di stress dall'organismo, e lì dobbiamo intervenire noi, proprio con le nostre modulazioni. Allo stesso tempo, vedete, nell'ambito della regolazione dello stress, le costituzioni fosforiche hanno una buona capacità di gestire lo stress acuto, così come fa anche il sulfurico. Però allo stesso tempo gestiscono malissimo lo stress cronico. E questa incapacità è legata proprio alla modulazione dell'asse neuroendocrino, che è orientato verso un deficit della parte anabolica di recupero, ma anche verso il fatto che noi siamo in una società dove abbiamo tantissimi stimoli, tantissimi, di tipo elettromagnetico, ne parlava prima Giorgio, no? Abbiamo stimoli di tipo biochimico inaspettati, se pensiamo a tutti i tossici, no, presenti nei cibi. Io che sono uno studioso di metallismo, me ne occupo da 20 anni, vi garantisco che la maggior parte, oggi vi ho portato un caso clinico di soggetti che ho aiutato nella detossificazione di metalli pesanti, appartenevano soprattutto a questa tipologia. Che mal sopporta il metallo pesante? Immaginate, uno dei più profondi interferenti del metallismo nell'ambito, diciamo, biologico, è il selenio. Il selenio è un minerale importante per difenderci dalla tossicità dei metalli pesanti. Immaginate come il selenio, vedete, è importante per esempio nella formazione dell'ormone tiroideo, ma anche nella formazione del glutatione, no? E allo stesso tempo immaginate come, se io ho una condizione di stress cronico da metallismo, cosa molto tipica in queste tipologie, no? Poi vedremo perché, anche perché spesso queste tipologie, vedremo, hanno una sindrome da intestino a colabrodo facilmente, e quindi l'intestino diventa il sistema che fa introdurre più facilmente metalli pesanti dall'organismo, non solo l'aria, no? E quindi pensate a una regolazione di tipo adattogene in cui il manganese, lo zinco, il selenio, il ferro, immaginate l'importanza del ferro, come sia importante, il fosforo aiuta il metabolismo dell'emoglobina, l'abbiamo visto prima. Quindi se io ho una carenza di ferro legata al fatto che il ferro chela i metalli pesanti, in questa tipologia c'è maggiore sofferenza. Si possono avere non solo forme anemiche, ma anche forme di sofferenza ossigenativa. Ecco perché la gestione dello stress cronico è più complicata, non solo per la tipologia dell'asse neuroendocrino di questa tipologia, diciamo, costituzionale, ma anche per una cattiva gestione dei suoi sistemi di difesa. Non è un macro viscerale. Quindi non potete pretendere dal fosforico, che origina dall'ectoderma, un buon drenaggio. Non avrà mai una grossa capacità di drenaggio, lo potete aiutare sicuramente, ma l'intestino, il rene, il fegato, la pelle, non siamo nel sulfurico, non siamo nel carbonico, qua siamo in una tipologia neuronervosa dove la capacità di depurazione, di drenaggio, è molto attenuata. E quindi se noi gli mettiamo un sacco di stressori in questa società, no, abbiamo molte patologie più sviluppate nell'ambito fosforico, elemento metallo, polmone, colon. Basti pensare a tutti i disordini del colon che ci siamo inventati negli ultimi 30 anni. Quando io studiavo medicina negli anni 80 erano molto, molto di meno, per esempio, le patologie infiammatorie del colon. Oggi chi non ne soffre? Dalle mici
alle SIBO, a tutte le patologie croniche autoimmuni, la retocolite ulcerosa, lo stesso morbo di Crohn, che vedremo proprio a livello immunologico, è l'espressione emblematica del tubercolinismo, perché il morbo di Crohn si caratterizza proprio a livello anatomico-patologico, si caratterizza proprio, che c'è qualche problema ancora? Sento. Pronto? Ok, posso continuare. Dicevo, nell'ambito proprio il morbo di Crohn, attraverso la sua espressione anatomico-patologica dell'accumulo di granulomi simili tubercolari a livello del colon, soprattutto molto più presenti nel tratto iliodistale, no? Tanto che viene chiamata spesso ileite terminale, quindi ci fa pensare proprio, e vedrete come per esempio nella storia clinica di molti pazienti fosforici spesso potete trovare come patologia il morbo di Crohn. Allo stesso tempo, nell'ambito della gestione dell'infiammazione, il fosforico è un soggetto fortemente infiammante. Quel fiammifero che avete visto all'inizio si estrinseca come modulazione infiammatoria attraverso due varianti. Una, soprattutto la barriera intestinale. Vi dicevo, il fosforico è un microsplancnico. Quindi, essendo un microsplancnico, essendo l'origine splancnica soprattutto del foglietto embrionale interno, del cosiddetto endoderma, forse, vi dicevo, essendo il foglietto embrionale di riferimento, l'ectoderma, invece nei macrosplancnici, in coloro che sono dei macroviscerali, il foglietto dominante è il foglietto embrionale interno, con l'accompagnamento anche del foglietto mesodermico, soprattutto per la componente sanguigna. Se noi abbiamo un fosforico, siamo di fronte praticamente, nell'ambito di quella che è, diciamo, la reattività, in un soggetto che ha un atteggiamento microsplancnico. Questo che significa? Non solo una incapacità a gestire l'eccesso di energia a livello viscerale che proviene attraverso che cosa? Soprattutto il sistema nervoso. Per cui troverete facilmente il fosforico che soffre di gastrite nervosa, che soffre di colite nervosa. Ma allo stesso tempo voi troverete anche una incapacità nel produrre il chilo digestivo, cioè tutti i succhi digestivi. Non sono degli ipersecretivi, sono degli iposecretivi fosforici. Non abbiamo una grossa secrezione gastrica, non abbiamo una grossa secrezione bilio-pancreatica. Cosa che al contrario succede nel sulfurico e soprattutto nel carbolico. Infatti il fosforico è un soggetto delicato da un punto di vista alimentare, che spesso seleziona il cibo, che spesso va alla ricerca del cibo più puro e più pulito, e lo fa per adattamento, proprio perché questa parte gli appartiene. Allo stesso tempo avrà una gestione della barriera intestinale. Immaginate l'ingombro a cui il fosforico ha dovuto in qualche maniera andare incontro in questa società moderna, dove attraverso la barriera intestinale ci passa di tutto, considerando non solo il passaggio di cibi e quindi di sostanze tossiche attraverso il cibo e l'acqua, ma anche di emozioni, della gestione del cosiddetto cervello di pancia, no? Quindi noi ci troveremo di fronte a un fosforico che subirà diversi attacchi. Qui vi ho messo soprattutto le disbiosi più frequenti nell'ambito delle costituzioni fosforiche. Vi troverete di fronte, in fase estenica, soprattutto giovanile, a delle virosi. Sì, prego. Quindi eventualmente magari... Grazie. Ah, questi scarabocchi sono... Vi dicevo, nell'ambito proprio della gestione anche microbiologica, biotipologica, qui ho fatto proprio dei lavori, se volete poi ve li posso passare, considerate che c'è una prevalenza soprattutto delle virosi in fase estenica giovanile, tipica per esempio la virosi d'Epstein-Barr, molto importante da andare a sollevare quando siamo di fronte a soggetti che si presentano con una determinata sintomatologia, ve l'ho già riferito nella prima lezione.
Così come è molto frequente trovare i fosforici in fase astenica di risposta, quindi in fase di acidosi compensatoria, con una candida patologica. È molto tipico. Quindi nell'ambito di quello che poi possiamo ricavare proprio da queste ulteriori informazioni che vi ho collegato, di cui non vi posso parlare direttamente, ma comunque di cui avrete le slide, cioè abbiamo un grosso collegamento nel fosforico, soprattutto a livello nervoso, il nervo vago, il nervo splanchico nella sua porzione toracica, il nervo pelvico, soprattutto nella sua porzione lombare, ma soprattutto proprio il collegamento fra questi due cervelli, dove il cervello addominale, qui ci sono i riferimenti anche di libri come quello della Candida Expert, le molecole di emozioni, il cervello addominale è un grosso produttore di sostanze neuroendocrine, e quindi questo è molto interessante. Nel fosforico questo viene messo in atto perché il fosforico è un soggetto, avete visto, ipersensibile, è un soggetto che vive in maniera profonda le turbative della sua anima, è un soggetto molto, diciamo, quando è centrato è molto profondo, è un grosso osservatore di sé, e quindi mentre il sulfurico è un giocherellone, e quindi è un emozionale, il carbonico è un razionale, il fluorico è un istintivo. Questo soggetto è un soggetto sentimentale, è un soggetto centrato da un punto di vista cerebrale, ha una grossa potenza cerebrale e quindi avrà anche una grossa attività neuroendocrina a livello del cervello di pancia, non supportata da un'adeguata invece attività immunologica e attività anche in ordine di quella che è la risposta, diciamo, di tipo infiammatorio. Vi ho messo qui degli aspetti collegati all'alimentazione, per chi di voi è nutrizionista, questo è un lavoro che io ho fatto più di 15 anni fa, alimentazione con le caratteristiche sia morfologiche che metaboliche che psicomorfologiche, con altri suggerimenti che vi do e ve lo leggete tranquillamente con i concetti dietetici. Veniamo qui all'ultima parte, prima di passare a qualche, anche almeno a un test del bulbo, visto il tempo che è volato velocemente. Vi dicevo, nell'ambito delle biotipologie con la bilancia TH1-TH2 noi riconosciamo due fasi di reazione. Già i grandi studiosi omeopati consideravano, non si sente. Non si sente e non si vede. È tutto fermo. Aspettate un attimo, vediamo cos'è successo. Aspettate un attimo. Sì, un attimo solo, Giorgio, perché evidentemente si è perso il segnale. Sta riconnettendo. Si è congiunto il credito. Aspetta. C'hai 10 minuti, Bartolo. Piccolo cambio. Connessione. Dovresti rivederlo a brevissimo. Ci siamo. Ok. Ci siamo, sì, purtroppo me. Vai, vai. Si vede. Eccoci qua. Bartolo? Ci siete? Noi sì. Marika? Marika? Noi ci siamo. Ok, Marika, ci sei? Pronto? No, io non sento. Ora? Marika? Se ci sei, batti un colpo. Aspettate un attimo, eh. Sono cose che accadono con la tecnologia. Sì. Allora. Mm.
Anch'io chiederei. Allora, dammi un attimo, che sto provando un'altra connessione, Giorgio. Ok. Vabbè, meno male che... Sì, ma le slide ce le hanno, tranquillo. Stiamo provando un'altra connessione. Meno male che avevamo finito, che eravamo in fondo, va. Allora? Meno male. Ora? Ora va ti ora? Sento. Ti sento, ti sento. Andiamo? Vai. Possiamo ripartire? Condividi, c'hai 10 minuti. Ok, ok, dai, ce la facciamo. Ok. Andiamo? Sì. Possiamo ripartire? Ok, abbiamo avuto un problema con le connessioni, purtroppo internet fa questi scherzi. Vi dicevo, in ambito di riattivazione, nell'ambito del miasma hanemaniano, Hahnemann inquadra 3 miasmi. Il quarto miasma viene riconosciuto da grossi studiosi, il professor Magnier, a cui è dedicata la scuola di omeopatia di Napoli, e il professor Nebel, uno svizzero, di inizio XX secolo. Ora, il miasma tubercolinico ha 2 caratteristiche, una fase stenica e una fase astenica. La fase stenica viene supportata soprattutto da un grosso braccio iper-TH1. È quello che succede nei pazienti che si ammalano poi, per esempio giovani, bambini, che si ammalano di diabete magro, il cosiddetto diabete insulino richiedente. È quello che succede, per esempio, nei soggetti celiaci. È quello che succede nei soggetti con diagnosi di celiachia, non celiachia latente, o con diagnosi franca di celiachia. Allo stesso tempo è quello che succede in tante altre patologie giovanili, tipo per esempio la sclerosi multipla, o tipo per esempio tutte le forme di tiroiditi giovanili, che stanno succedendo sempre di più. Perché fondamentalmente abbiamo una slatentizzazione di un virus o di qualche sistema tossico, come può essere anche un metallo pesante, che attiva in profondità un braccio TH1 molto più, diciamo, ipertrofico. Al contrario, col passare degli anni e con lo stress cronico che non viene ben regolato da questa tipologia, abbiamo un'inversione neurovegetativa e neuroendocrina, come vedremo poi nella regolazione ormonale del TH1-TH2, che porta praticamente ad abbassare il livello di risposta TH1 e ad aumentare il braccio ipertrofico TH2. Quello che sta succedendo oggi nei connettivi polmonari dei soggetti colpiti da coronavirus, e siamo di fronte qui a un tubercolinismo astenico già indica come organi di riferimento il polmone e il colon. Il tubercolinismo, che è proprio tipico di risposta del polmone, in questo caso, in una fase astenica, vedete, ha un braccio TH1, che è quello di risposta primaria antivirologica, che è quello che è collegato all'attivazione dell'interferone, all'attivazione del TNF, all'attivazione dell'interleuchina 1, soprattutto l'interleuchina 1 e l'interferone, ma soprattutto il TNF, vengono inibiti dall'interleuchina 6. L'interleuchina 6, di cui io l'altra volta vi ho parlato quando abbiamo parlato dell'azione aterogena, dell'azione depressogena, dell'azione artritogena dell'interleuchina 6, del danno endoteliale tossico che viene attivato attraverso il braccio di H2, che fondamentalmente è sempre un linfocita di tipo T helper, però attiva un tipo di risposta modulata soprattutto dall'interleuchina 6, che è quella che è stata studiata nel coronavirus. Sapete come stanno utilizzando anche un anticorpo monoclonale grazie a degli studi, che va a inibire proprio questa attività. Immaginate chi può essere in tubercolinismo, chi ha un connettivo per esempio polmonare intasato, un connettivo polmonare che non è più biologicamente plastico, in cui si crea una stasi. Beh, immaginate anche in questo caso l'interferenza dell'inquinamento, si crea una stasi, e questa stasi determina chiaramente una carenza di risposta neurobiologica con un appiattimento dell'asse neuroendocrino di risposta, e questo porta chiaramente a una maggiore sofferenza del sistema immunitario fino a un abbassamento del sistema TH1, che è la nostra risposta non solo antivirale, ricordatelo, ma anche la nostra risposta primaria antineoplastica. E quindi questo vi fa capire il perché
possono aumentare anche le neoplasie polmonari, anche in soggetti con questa tipologia, e sono i tubercolinici moderni, no? I tubercolinici astenici moderni, quelli che sviluppano il tumore del polmone senza che hanno mai fumato. E ce ne sono tanti. Guardate, io ho lavorato 16 anni. Cosa hai detto, no? Ho lavorato 16 anni in ambito. Ah, che aliga c'è? E ne ho trovati molti. Ah. Appunti sulla strutturazione del GALT, che è un sistema molto, il sistema MALT, molto utilizzato nei soggetti fosforici. I soggetti fosforici spesso utilizzano molto la riattivazione di tipo linfonodale. Il tessuto linfoide è molto sviluppato nel sistema GALT, vedete che rappresenta il 40-50% di tutto il MALT, inoltre l'80% di tutti i linfociti B dell'organismo. Ma questo sistema GALT fa da sistema come stazione di polizia che segnala ad altri sistemi associati, prima le ha fatti vedere brillantemente Giorgio quando ha parlato con quella slide di tutti i collegamenti che ha l'intestino, e qua è molto chiaro, con altri sistemi come il BALT e quindi i bronchi, il tessuto linfoide associato ai bronchi. Immaginate quando oggi noi parliamo di medicina preventiva come è importante andare a risanare il GALT per poter garantire al BALT, cioè al sistema bronchiale, un'adeguata risposta anche di difesa contro il virus. Lo stesso il sistema NALT, il nasofaringeal associato ai linfoidi tissue, che è caratterizzato da tutti i sistemi collegati alle tessile, così come l'URALT, l'urogenital, no? Associato ai linfotissue. Tanta gente si rivolge a noi con problematiche di tipo urinario, di tipo ginecologico, e tutto il tessuto linfoide, da non sottovalutare le ghiandole lacrimali, considerate le patologie ormai che colpiscono, le patologie che colpiscono le ghiandole lacrimali e le salivari, ma soprattutto le ghiandole mammarie. E questo è molto interessante, io vi ho messo questa parte, non ho purtroppo il tempo per potervi descrivere, per farvi capire, questa è una bella slide che fa comprendere la maturazione a partire dalla cellula dendritica di presentazione dell'antigene, così come il macromonocita che invece è presente, la cellula dendritica è presente per esempio nella porta intestinale, e quando c'è una leaky gut syndrome viene superata questa, quindi non c'è l'attivazione TH3, ma c'è un'attivazione che viene gestita dalla disbiosi. Se è una disbiosi tipo virale, la gestione passa al TH1. Se è tipo fungino, passa al TH1. Ma se la gestione, per esempio, di tipo parassitario o è legata, per esempio, a metalli pesanti come il nickel e come altri, la gestione passa al TH2. Immaginate i metalli tossici, come rappresentano, come diceva anche il dottor Andrea Del Buono, recente congresso che abbiamo fatto qui col dottor Terziani e soprattutto col grande professor Burgio. Praticamente noi abbiamo parlato proprio della predominanza dei metalli tossici tra gli inquinanti ambientali, e come vedete la flogosi che attivano è interleuchina 6, e quindi noi abbiamo ancora di più oggi, alla luce di questa pandemia, ancora di più un compito, quello di andare a gestire questo tipo di reattività. E se saremo bravi, lo possiamo fare, perché abbiamo talmente tanti strumenti a disposizione nella medicina di sistema, nella medicina informazionale, possiamo farlo con tanta integrazione, con tanto atteggiamento anche di tipo difensivo, non solo legato all'integrazione, ma anche allo stile di vita, e allo stile di vita complesso, sistemico, no? E quindi io vi lascio con quest'ultima parte, che è quella del bilanciamento fra il TH1 e TH2 e gli ormoni, per farvi comprendere come, quando siamo in stenia, quando non andiamo ad abbassare il controllo di ormoni importanti come il DEA, che è l'ormone giovanile della giovinezza per eccellenza, come il GH, che è un grosso ormone che viene però inibito dal cortisolo fortemente e anche dall'insulina, e quindi l'importanza anche dell'alimentazione serale. Il GH è uno di quegli ormoni increti la sera. Degli estrogeni, soprattutto a dosi basse, qua non parliamo di iperestrogenici, parliamo di soggetti che producono estrogeni bene. Spesso questi soggetti sono in carenza progestinica e hanno invece una dominanza dell'estrogeno, ma non a dosi alte, così come altri ormoni, come il cortisolo a dosi basse, che viene increto da queste tipologie, dalla tipologia fosforica, perché il fosforico risponde con un cortisolo dominante solo in maniera relativa, non è capace di produrre grandi quantità, per cui l'ipercortisolismo nel fosforico è semplicemente una conseguenza di uno stress cronico dove vengono meno ormoni di protezione TH1, gli ormoni di protezione come il DEA, come il GH, come gli estrogeni a dosi basse. La stessa melatonina, vedete, è importante, infatti, per esempio, veniva segnalata nella terapia di Bella come
principio importante di modulazione dell'attività di TH1, come la stessa prolattina. La stessa ossitocina, immaginate, l'ormone del piacere, l'ormone del bene, un ormone prodotto per esempio dal cuore. Prima parlava di amore, Giorgio. Vedete, qua avete le soluzioni. Se voi fate funzionare bene nel fosforico quegli ormoni, la bilancia TH1 si mantiene solida. È chiaro che essendoci nella fase giovanile abbiamo una predisposizione più iperattiva del braccio TH1, ma questa è la normalità. Ma se noi non mettiamo un glutine modificato, state tranquilli che un fosforico non sviluppa in stenia una celiachia. Se non mettiamo un metallo pesante, il fosforico, statevi tranquilli, che non sviluppa in atteggiamento stenico, grazie a questi ormoni, una tiroidite. Non sviluppa nella società moderna, perché siamo pieni di disinformazioni, siamo pieni di situazioni in cui abbiamo immesso... Come qui scrivono, grande Bartolo, lezione magistrale, come faccio a scriverlo? Limite la registrate. Dicevo, nell'ambito poi appunto di questo aspetto, nel momento in cui voi andate a gestire chiaramente una bilancia, dovete tenere presente che se siamo pnei, cioè se siamo psico, neuro, endocrino, immunologia, noi di fronte al fosforico ancora di più abbiamo il dovere di guardare tutti questi aspetti, perché avete capito che il soggetto fosforico è un soggetto iperreattivo. E siccome oggi parliamo di epigenetica e siamo qui grazie a questo grande progetto di Giorgio, l'epigenetica in questa tipologia è fondamentale perché questa tipologia soffrirà in maniera più potente, mentre il sulfurico soffrirà in maniera più larvata. Sarà il soggetto che a 50 anni si farà l'infarto perché intanto la flogosi silente avrà attivato e quindi in questi soggetti noi abbiamo più possibilità di intervenire. Perché? Perché saranno soggetti che più facilmente ricorreranno a chiedere aiuto, e questo è importante, perché io chiedo aiuto se non sto bene, ma se io sto bene, se io penso di star bene, non chiedo aiuto. È quello che succede sul furici, che fin quando non si scompensano non si fermano, mentre il fosforico rientra in una categoria molto sensibile, e vedrete, se poi andate a fare una sorta di sintesi anche della vostra attività, che rappresentano quei soggetti anche che, se seguono bene le vostre indicazioni, sono quelli che anche più, diciamo, facilmente rispondono. Io vorrei lasciarvi semplicemente e velocemente con un caso clinico, nel frattempo vi faccio scorrere le ultime slide. La diatesi, vedete, tubercolinica, e chiaramente in questo tipo di modello sociale ancora di più mette fuori i suoi artigli, perché la diatesi tubercolinica classicamente è una diatesi di tipo ipostenico, ma di tipo soprattutto ipomineralizzante, quindi soggetti che hanno un eccessivo consumo di minerali, quelli buoni, allo stesso tempo soggetti che anche, diciamo, inquadrandosi in un'alimentazione sana, mangiano alimenti malati, mangiano alimenti sani, così come soggetti che sono più predisposti a malattie infiammatorie croniche recidivanti. Se pensiamo che anche i grandi studiosi dell'omeopatia dicevano che tutte e due le psore, sia la psorica, la psora del sulfurico che quella del tubercolinico, mal sopportano la soppressione morbosa. Che cosa significa questo? Significa che queste tipologie vanno accompagnate, vanno modulate, vanno reintegrate, vanno aiutate, non vanno bloccate. E quindi l'uso farmacologico è in qualche maniera retossico, e questo è fondamentale. Allo stesso tempo, qua vi ho messo un quadro patologico di tutti i quadri clinici che possiamo pensare affiliati chiaramente alle patologie tubercolino indotte, e quindi tipiche del fosforico. È chiaro che, voglio dire, queste parti verranno maggiormente approfondite quando avremo la possibilità di fare la scuola. Qui vi ho messo anche l'accoppiamento con, per chi di voi si occupa anche di iridologia, di medicina cinese, qualche cosa anche sull'omeopatia, sulla calcarea fosforica, che vi sarà più chiara dopo questa, diciamo, mia lezione. E allo stesso tempo, ecco, vi ho voluto regalare anche questa slide, che è molto interessante, che riprende la storia della medicina costituzionale con grandi studiosi. Nicola Pende è un italiano, per fortuna, l'unico. Le ultime classificazioni, quelle secondo la medicina tradizionale cinese e secondo le classificazioni omeopatiche, corrispondono in parte a un'intersecazione con quelle che erano invece le classificazioni di Ippocrate, di Segodi, Alandì, di Pente, di Martinì, di Bernard e di Vanier. Questo
un grafico che dimostra i diversi tipi di reattività in ambito poi degli organi viscerali accoppiati, anche degli oligoelementi associati, della costituzione iridologica ed anche del colore prevalente dell'iride, che sono argomenti che io approfondisco poi quando faccio i corsi specifici, lo faremo anche quando faremo la scuola, così come i livelli diatesici nell'ambito del tubercolinismo stenico, vedete, sono il terzo e il quarto livello, difesa secondo la medicina cinese. Siamo di fronte al reagente, al ritratto frontale, la presenza, per esempio, per riconoscere, di un volto piccolo con recettori ampi, vi orienta di più, per esempio, verso un tubercolinismo stenico, al contrario, un volto schiacciato in senso frontale, con naso, fronte, mento e recettori anche orecchio orientati in avanti, vi orientano invece verso un quadro di tubercolinismo più astenico. Questa è la parte, vedete, quella segnata in blu, delle energie sottili di difesa che noi abbiamo, che vengono lesionate quando attiviamo questo processo fisiopatologico energetico. Le fasi riguarda la reattività, siamo già in fase di deposito di impregnazione e anche di degenerazione, se parliamo proprio di tubercolinismo di tipo astenico, non siamo ancora nel psicotismo di cui parleremo la prossima volta. Vi lascio con l'immagine di una fosforica in pieno, vedete quante caratteristiche, vi ringrazio per l'attenzione.